Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio che diventano sempre di più e ci abbiamo anche la nostra aiutante che ci fa la regista. Saluto al pubblico, Sabrina. Ciao! Ah, siamo diventati seri, azienda agricola super più. Stiamo seminando le cipolle. Che carina, questa ha già germogliato. Avevo fatto vedere che stavo mettendo gli agli intorno ai piselli, però non mi va di mettere solo agli. Adesso continuiamo con le cipolle, quindi intorno alle fave metteremo molte cipolle. Non è necessario perché le fave non sono delicate come i piselli. Gli agli intorno ai piselli hanno più senso perché i piselli vengono più attaccati da vari tipi di animali. Le fave sono generalmente più resistenti, ma un po' di protezione non ci disturba e un po' di cipolle in più da mangiare o da vendere non ci dispiacciono, quindi oggi prima di magari estirpare un po' d'erbacce, perché qua ci sono le erbacce e andrebbero estirpate a mano e riusate come pacciamatura, quelle che non sono infestanti e non riattaccano, e invece buttate via le gramigne e le infestanti. Prima di fare questo lavoro un po' lungo, un po' noioso, facciamo un lavoro molto più bello, piantiamo le cipolle, che è semplicissimo. Io non ho preso le micorrize, ci possiamo mettere un po' di micorrize, ma qua nel terreno già ci stanno. Ma a parte quello, i bulbi si piantano facendo un buco e mettendo il bulbo dentro. Adesso appena piovuto, il terreno è bello bagnato, quindi noi faremo una cosa semplicissima. Faremo un buco col dito e ci infileremo il bulbo. Poi a 20, 25, 30 cm di distanza un altro buco e un altro bulbo. Quindi stiamo seguendo i principi dell'agricoltura sinergica, nello specifico stiamo seguendo i principi del posizionamento delle piante, che ci dicono che le leguminose vanno messe al centro in quanto sono più facilmente attaccabili dagli insetti, ma sono produttrici di azoto e quindi fertilizzano, poi tutto il resto e poi ancora più intorno ai bordi quelle piante di protezione che hanno sostanze che tengono o trappole o comunque che sono antagoniste degli insetti, e quindi le liliacee, le solenacee, tanti altri tipi di piante. Questo è il posizionamento sinergico delle piante dell'agricoltura sinergica, noi l'applichiamo un po' dappertutto, non solo nell'orto, siccome è una cosa intelligente l'applichiamo un po' in tutto il nostro terreno. La lezione di oggi come al solito è finita, un saluto a tutti da Stefano e Sabrina, dall'Orto Dio. Ciao! Ciao cari!